Quando mi è stato comunicato che quest'anno il premio alla carriera era stato proposto per me, per la mia lunga militanza politica, per la lunga militanza nell'istituzione del paese, ho provato una certa emozione e qualche imbarazzo. L'esperienza nelle istituzioni pubbliche, Parlamento, Governo, Consiglio Superiore della Magistratura, l'ho vissuta intensamente. Ho sempre avuto per tradizione amore per il mio paese, rispetto per la sua storia. Dico queste cose con fatica perché si è sempre condizionate dal pudore dei sentimenti, ma è la verità. La mia famiglia era di convinzione e sentimenti antifascisti. Sono cresciuto in questa cultura. L'offesa della dittatura, la libertà da conquistare, l'ideale da difendere. Questa era la cultura civile di casa mia, ciò che avevo alle spalle. Al momento di accettare la carica di ministro dell'Interno, tutta quella cultura l'ho sentita e con me mia moglie, come lealtà che dovevamo al nostro paese in un momento estremamente difficile. Quando assunsi l'incarico, giugno 78, la tragedia di Moro si era appena consumata. Le Brigate Rosse avevano sferrato un colpo durissimo. Il paese era sgomento. Mi rendevo conto quanto fosse necessario sottrarre la lotta a qualsiasi suggestione ideologica. Occorreva neutralizzare quel grido, né con le BR né con lo Stato, una sorta di imbuto pauroso dove tutto poteva entrare. Così la lotta ideologica come la disperazione impotente. Ancorarsi alla Costituzione, ai valori di libertà, ai valori più elementari della democrazia, far leva su di essa e combattere ciò che ne era la contraddizione armata. Questo è il punto, questa è la finalità. Fare affidamento alla memoria storica di polizia e carabinieri, piuttosto che a improbabili scenari di consulenti estranea alla storia di questo paese, è stata certamente una scelta felice sul fronte investigativo. Ugualmente, sul piano della repressione, è stata felice la scelta di persone giuste al posto giusto. La rimonta dello Stato c'è stata, la democrazia italiana colpita, si è difesa rimanendo salda nei suoi fondamenti. Alla fine di questa mia riflessione, guardando dall'alto dei miei 90 anni ed oltre, vedo buone ragioni, anche dubbi però, perché la politica meriti di essere elogiata. In ogni caso, e qui al pari del Presidente Gerino mi rivolgo ai giovani, in ogni caso, chi ne ha la vocazione ed è giovane, se ne appassioni. La politica è una forza di richiamo che la fa essere bella. L'uomo politico e la sua coscienza da una parte e dall'altra il potere che quando diventa arrogante gli si deve resistere. Una sfida affascinante. Molte però sono anche le amarezze che si possono incontrare nella vita politica. Per le cose che sono accadute, che potevano non accadere o che non ci sono state e potevano esserci. Ma con riferimento a quegli anni 70 e 80, molte sono state le vite spezzate per mano di mafia e terroristi, magistrati, uomini delle istituzioni, delle forze dell'ordine, giornalisti, lavoratori e dirigenti di impresa, semplici cittadini. Fanno parte tutti della storia forte di questo paese, ma quelle vite spezzate, io, le sento come altrettante sconfitte di quello Stato che pure ho servito e ne ho ancora sofferenza. Grazie.